È stata necessaria la protesta di qualche commerciante della zona e poi gli articoli usciti su Casedu Online per far tornare il comune ad occuparsi di una zona che è di sua competenza, ovvero i portici, se così si possono definire, del palazzo comunale che c'è tra Via Sonnino e Piazza De Gasperi. Qui, sino a poche ore fa, c'erano dei senza tetto. Il comune ha eseguito l'ennesimo blitz, l'ennesimo sgombero degli sbandati. Rimangono un paio di scarpe lasciate accanto a una viola e poi tutto liberato. Non ci sono più materassi, non ci sono più lenzuola, insomma non ci sono più i bivacchi notturni, appunto, che erano tornati una routine qui, appunto sotto il palazzo comunale, che tra l'altro ospita tanti uffici e tante realtà, comunque incluse le politiche sociali. La domanda però adesso è una: quanto durerà questa situazione? Ci saranno dei controlli? Le persone comunque che vogliono essere aiutate saranno realmente aiutate dagli stessi assistenti sociali e dalle politiche sociali del comune di Cagliari, oppure tempo qualche giorno e torneranno ad accamparsi qui, tra l'altro in un periodo, quello autunnale, dove stanno arrivando anche su Cagliari le prime piogge e dunque tutti hanno bisogno di un riparo. Staremo a vedere. Nel frattempo l'area è stata liberata.